Carissime amiche, carissimi amici, come ogni anno, anche quest'anno dalla Chiesa, nella giornata dell'8 dicembre, riceviamo un invito, tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. È un invito che ha come modello il sì fecondo di Maria, è un invito ad aderire all'azione cattolica, a considerare la possibilità di aderire all'azione cattolica. Questo è un anno particolare e quindi anche questo invito è un invito particolare perché è un anno nel quale abbiamo dovuto affrontare, oltre le crisi, le difficoltà nella vita ecclesiale e civile, anche i problemi relativi alla pandemia del Covid ed anche alle difficoltà che per prudenza abbiamo dovuto affrontare, ai limiti che per prudenza abbiamo dovuto accettare per evitare che si diffondessero ancora di più i rischi di questa pandemia. L'invito che la Chiesa ci fa è l'invito attraverso l'azione cattolica a goderci fino in fondo la fede, a lasciar penetrare il Vangelo in tutte le fibre della nostra umanità, in tutti gli ambiti della nostra vita ecclesiale e civile. Dunque questo invito ci giunge in un anno più difficile del solito e in questa difficoltà mi è tornata alla mente, come credo a molti di noi, la pagina nella quale gli Atti degli Apostoli raccontano le difficoltà che attraversò e affrontò Paolo. Leggiamo nel capitolo 27. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. E ancora, nel timore di finire incagliati nella Sirte, calarono la zavorra e andarono così alla deriva. Eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta e il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico, il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e continuava una tempesta violenta. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta. Allo spuntare del giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa, senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. In una situazione così difficile, la nave è sbattuta dalla tempesta, una tempesta violentissima e che non accenna a finire. Persone che perdono la speranza, perdono le forze, noi possiamo senz'altro vedere qualche tratto del tempo che stiamo vivendo. In queste condizioni Paolo fa due cose. Prende del pane e lo distribuisce e invoca la speranza, ricorda la speranza. Gli esegeti si chiedono se quella di Paolo è stata un'eucaristia, perché il lessico con cui Luca ce la racconta è quello tipico della celebrazione, prese il pane, lo spezzò, però noi sappiamo anche che a bordo di quella nave, probabilmente a parte Paolo, nessuno era un credente, nessuno era cristiano, nessuno era battezzato. Che significa? Lasciamo agli esegeti la soluzione del problema e cerchiamo di capire l'insegnamento che ci viene da questa pagina. Sempre, ma soprattutto quando il momento si fa difficile, la fede e la vita, la grazia e la vita, il Vangelo e la vita si legano, quasi si alimentano l'uno con l'altra. Ecco, io credo che si può dire che in quest'anno la sobria amicizia dell'azione cattolica, l'essere insieme nella chiesa e nella città, amici in Gesù e amici con Gesù, è un cibo. Un cibo che alimenta la nostra vita è un cibo che alimenta la nostra fede. Capiamo meglio perché anche quest'anno la Chiesa ci rivolge questo invito ad aderire all'azione cattolica e anzi ci chiede di far giungere a tutti questa proposta, lasciando poi a ciascuno la libertà di aderire. Ecco, io direi che possiamo sinceramente considerare la possibilità di scoprire quest'anno delle dimensioni più vere e più profonde di questa nostra scelta di essere insieme col Signore nella Chiesa e nella città come azione cattolica, rinnovandola nelle nostre parrocchie, l'adesione, rinnovando l'adesione nella vita diocesana e cittadina. Noi purtroppo
possiamo dirci in un momento di distanza, in un momento di difficoltà, l'un l'altro che ci siamo. Possiamo dire a uomini, a donne, a ragazzi, a giovani che ci siamo e offrire anche loro la possibilità di esserci, di stringere un pochino di più un sobrio legame per aiutarci e aiutare materialmente e spiritualmente a camminare insieme. Ecco, io rivolgo a voi gli auguri perché questa festa del Sì di Maria sia per noi motivo di ispirazione per la nostra vita, perché sia una stupenda introduzione al grande mistero dell'incarnazione, perché sia un modo corretto per comprendere che significa aderire all'azione cattolica e per comprendere perché proporre di aderire all'azione cattolica. Preghiamo il Signore perché la sua amicizia ispiri la nostra vita, perché nella nostra vita la nostra amicizia dia carne al Vangelo, perché lo Spirito aiuti tutti quanti più possibile a accogliere questo invito all'amicizia con il Signore, nel Signore, attraverso lo strumento dell'azione cattolica. Buon 8 dicembre a tutti e a tutte.